so, raga. Oh. Benvenuti a tutti quanti in questo nuovo video. Allora, come avete letto dal titolo, oggi siamo diretti a Teramo. È ovviamente iniziata la sessione estiva, quindi andiamo a Teramo soltanto per un motivo: dare gli esami. Quindi, come abbiamo fatto nella prima sessione, anche in questa seconda sessione del primo anno vi porto con me e vi porto con noi. Vi dico già che non saremo tutti quanti come l'altra volta, come a gennaio. Siamo di meno perché non tutti c'erano, alcuni hanno preferito andare dopo, quindi insomma... siamo 4 in totale, dovevamo essere 6, poi siamo passati a 5, poi siamo passati a 4, e quindi numero totale 4. E io vi porto con noi perché spero comunque, prima cosa perché mi serve compagnia, seconda cosa perché ci serve compagnia e mi serve supporto, e poi perché insomma voglio farvi vedere com'è un pochino la situazione universitaria anche da fuori sede, perché comunque dobbiamo andare a Teramo a dare gli esami. E vi porto quindi con noi in questi giorni. Saranno 2 giorni abbastanza intensi, ma lo sapete già perché se avete visto la sessione invernale di gennaio sapete insomma che situazione è. Questa volta daremo 2 esami, non 3, perché avevamo come l'altra volta gli appelli attaccati, soltanto che un professore l'ha spostato un pochino all'ultimo per i suoi impegni, quindi daremo 2 esami. Uno, tra l'altro, ancora non sappiamo bene se sarà domani o dopodomani, perché il professore ha avuto un pochino di problemi, quindi sta capendo quando riesce a farcelo fare. E niente, quindi attualmente è 1:00, io devo ancora pranzare. Partiremo verso le 5. Vi spiego un pochino come, cioè, perché le cose sono un pochino diverse rispetto a gennaio. Praticamente abbiamo deciso questa volta di prendere un B&B e non un hotel. Quindi abbiamo prendato questo B&B, molto carino sembra. Dovrebbe essere in centro ed è a pochi minuti con la macchina dall'università. Andremo con la macchina, principalmente con la mia, quindi saremo anche un pochino più comodi con lo spostamento, soprattutto anche per andare in università andremo direttamente in macchina. Abbiamo deciso così per essere un pochino più liberi, per decidere noi quando andare, anche per esempio oggi partire e poi per quando torneremo, essere un pochino più autonomi. Teramo non è lontanissimo da qua, quindi ci può stare. E quindi andremo con la macchina verso le 5, partiremo, saremo io, Giorgia, Ersa e Giada, poi comunque le vedrete, che mi ispira anche di più perché comunque nel B&B mo non so come sarà, se mi pare fosse una palazzina, quindi cioè non è che è una villa appartati per cazzo, poi fa come te pare, però comunque in un B&B sei un pochino più tranquillo, non hai magari degli orari più, magari che ne so, devono venire a cambiare la camera. Non ci interessa niente a noi, facciamo tutto da soli, siamo lì, studiamo, facciamo, perché ve l'ho detto, saranno 2 giorni dove dobbiamo ripassare, dobbiamo studiare, dobbiamo fare quello, non è che possiamo fare chissà quant'altro, però senza comunque dimenticare di mangiare, se ci riusciamo, di bere, perché è molto importante, e comunque di farci qualche passeggiata, soprattutto dobbiamo fare la nostra cena, quella non ce la deve togliere nessuno, perché appena cena non è che succede chissà cosa, e poi sicuramente la faremo, penso già domani, perché partiamo oggi, quindi andiamo oggi e dormiamo, stiamo il 4 e dormiamo, poi stiamo il 5 e poi torniamo, quindi molto probabilmente la nostra cenetta, che penso che andremo allo stesso locale che è stato a gennaio, quindi dove abbiamo mangiato quella pizza buonissima, non vedo d'ora, anche perché io sono a dieta, cioè nel senso non proprio a dieta, però sto cercando di farmi un'alimentazione un pochino, mi sto anche un pochino allenando, per cui non mangio robe così buone da un po', e quindi non vedo l'ora di mangiarmi una bella pizza o comunque un bel piatto di pasta, insomma cose buone, poi vedrete anche quello che mangerò in questi giorni. Benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo viaggetto, chiamiamolo viaggetto, perché comunque io voglio sempre essere un pochino relax, un po' dai, sei un viaggetto, però dobbiamo impegnarci. Partiamo da dei consigli che vi voglio dare, perché per chi vuole mangiare, mamma mia, mi fanno male tutti gli addominali, non voglio fare il figo che mi fa male tutto perché mi alleno, veramente stamattina mi sono alzato e ho detto a Marco, aspettate, mi devi fare un massaggio perché non c'ho tutto l'acido lattico, perché comunque non mi alleno da un po', e adesso ho detto, perché tanto sempre all'ultimo si fanno le cose, alleniamoci un po', tanto io non ho bisogno di dimagrire, però vorrei mettere un pochino di muscoletti, che non farò quest'estate perché è un pochino impossibile, però ho detto allenati comunque, meglio che non fare niente, poi ci pensi l'anno prossimo a settembre. Voglio riuscire a avere un regime salutare, cioè a mangiare proprio bene, perché poi soprattutto nell'ultimo periodo che avete visto ho fatto abbastanza viaggi con Marco, quindi
quando si viaggia è difficile mangiare bene, diciamoci la verità, perché bisogna provare cose del posto, perché non c'hai magari una cucina a disposizione, quindi si mangiano cose non buone, cose non molto sane. E infatti, quando poi siamo rientrati dai viaggi, soprattutto quello di aprile, che abbiamo fatto questo viaggio lungo, è stato pesante, cioè nel senso mi sentivo proprio io pesante, la pelle non stava bene, io, cioè, no. E quindi ho detto, va bene, magari quando fai il viaggetto fai magari qualche sgarro in più, ma ci può stare tranquillamente, però se te lo vuoi concedere, allora quando stai a Roma cerca di mangiare bene, che non ti, cioè se dobbiamo uscire a mangiare una pizza ci si va, se ti vuoi fare un piatto di pasta un pochino più abbondante te lo fai, non è che io voglio avere una dieta rigida, non posso fare niente, no, cioè no, che non mi piace e so che se faccio così non dura una settimana e poi dopo comincio a mangiare come non vi dico che. Qui ho detto, cerchiamo di un'alimentazione più o meno sana, cerca di mangiare cibi più o meno sani, cerca di cibi più o meno sani, mangia tante verdure, e che tra l'altro io prima ero uno che non le mangiava mai le verdure da piccolo, poi mia mamma mi ha fatto assaggiare, io ero uno che levava il pomodoro all'interno del tramezzino tonno e pomodoro, non tanto perché non mi piacesse il sapore del pomodoro, ma mi dava fastidio che mordendo sentivo lo scrocchiare del pomodoro, non mi dite perché, era un po' problematico, ma lo sono tuttora. E quindi lo toglievo e non lo mangiavo. Invece adesso io ci vado matto, al di là che adesso per altri motivi non posso mangiarlo, ne posso mangiare poco, comunque soltanto tipo la buccia, non posso mangiare i semi. Però tipo mi piace, cioè se me lo dai me lo mangio. E tipo tantissime verdure, gli spinaci, prima non volevo manco sentire l'odore, adesso me li mangio tranquillamente e sono molto felice sotto questo punto di vista, perché fanno bene le verdure, mi raccomando, mangiatele. E quindi mi sono detto appunto di mangiare cos'è e ho comprato un po' di cose che secondo me sono buone, poi non lo so, non sono un dietologo, non sono insomma una persona nell'ambito, quindi non le so le cose. Ho comprato un po' di cose di questa marca che si chiama Natura, che regà, io ve la consiglio perché soprattutto le patatine, queste qua, che tra l'altro sono aperte e che mi devo finire, sono veramente molto buone. Non sono chissà, non hanno chissà che proprietà, però sicuramente sono più buone e fanno meno male e sono più sane di quelle classiche che si comprano in generale. Quindi, dato che comunque magari qualche volta un finto aperitivo oppure vuoi un qualcosa da stuzzicare, preferisco mangiarmi queste piuttosto che pacchi di patatine vere, insomma. Dopo questa parentesi fit, salutare, va bene. Se Marco si sbriga a venire, io mangio così mi preparo le cose perché poi inizia anche a fare tardi. A proposito di cose da consigliarvi, vi posso consigliare una friggitrice ad aria? Non è uno sponsor, soltanto che Marco l'ha cambiata pochissimo qualche giorno fa in realtà. Regà, a parte che ci sono nel riflesso, questa è sicuramente da consigliare. È della Princess, penso si pronunci così, ed è molto grande, sono tipo mi pare 6-7 litri, cioè è molto grande, quindi questa qua se avete spazio nella cucina, però ve la consiglio perché è come un vero e proprio fornetto, come vedete qua la luce, lo sportelletto così, però raga, è ottimo, a parte che potete fare un sacco di cose, cioè c'è l'opzione pizza, c'è l'opzione toast, c'è l'opzione del pollo, però il pollo praticamente con questi agganci qui, che sono diversi, gira. E stessa cosa, c'è uno spiedino lungo che voi magari mettete in un pollo sano, ok? E lo mettete lì, il pollo gira, quindi è tipo pollo arrosto, pollo, non so come si chiama, insomma, quel pollo lì. Che soprattutto per contribuire a mangiare sano, secondo me queste cose servono. Perché per esempio ieri mi sono fatto dei cavolo di, come si chiamano? Bocconcini di pollo, che stiamo mangiando pollo veramente da non so quanto tempo. Regà, erano buonissimi. Cioè, altro che. Cioè, sono sani perché puoi non usare l'olio, perché la friggitrice ad aria serve a quello, l'olio non serve. Potete anche non metterlo. Io di solito ne metto un piccolo cucchiaio perché magari si crea quella crosticina croccante che a me piace. Però l'altra volta mi sono fatto le cosce di pollo. Mamma mia, oh, poi mi sono fatto le chips di zucchina, sempre lì dentro. Regà, una cosa buonissima, croccanti, cotte bene, doratura perfetta e mi sentivo di consigliarvela. Poi magari mi interessa, però io intanto l'ho consigliato. Sai che vi dico? Andiamo a fare intanto la valigia, va, perché Marco non so cosa arriva. Sono quasi le 2. Siccome voglio aspettarlo per mangiare, però allo stesso tempo non voglio perdere tempo, perché poi dopo mi devo poi io vestire, mi devo organizzare tutto, devo ripassare, quindi poi le 5 arrivano in un attimo. Quindi direi che intanto facciamo il borsone, così
ci togliamo questa cosa, pensare cosa mettere, cosa non mettere, cosa portare, cosa non portare, e ci leviamo. Nel frattempo, se arriva, poi interrompiamo e andiamo a mangiare, oppure finiamo e aspettiamo, ma spero che arrivi prima. Allora, vi chiedo ancora scusa per il mio abbigliamento, ma è da casa, quindi maglietta che io non metterei per uscire, ma così. E poi sotto c'ho un pantaloncino molto carino, tutato, felpato, che mi piace molto, che non è mio, credo sia di Marco, però è diventato mio. Questo qua è il borsone che voi vedete già pieno, sì, è vero, ma perché me lo sono portato da casa mia, quindi ho dentro un po' di roba che devo togliere. Cioè, alcune cose me le devo portare, altre cose invece le devo togliere e le devo lasciare qui. Più o meno i vestiti sono questi, qualche pantalone sia lungo che corto e qualche maglietta polo così. Volevo portare qualche camicia, però adesso valuto. Ok, allora, più o meno ho messo, un po' esagerato ma come mio solito, perché ho messo 1, 2, 3... 4 pantaloni più quello che mi metterò oggi, però perché 2 vabbè sono per gli esami. Questo bianco me lo volevo mettere per quando faremo quella cena, perché mi piace molto, però vabbè, vediamo. E poi ho portato un pochino di polo, perché magliette no, polo sì. E siccome non mi posso portare la camicia, il polo la polo è perfetta. Quindi un pochino di polo, qua ne avrò portate 5-6, va bene, mi piace. Poi ovviamente profumo, che però vado a mettere dopo perché me lo devo mettere. Questo qui che è un nuovo power bank che ho comprato, perché quello mio era un po' scassato e che tra l'altro devo provare, cioè devo vedere se funziona, perché hanno detto tutti che è ottimo, vedremo. Ok, ci sono, ho più o meno messo tutto quanto, anche quello che sarà il mio pigiama, poi ve lo farò vedere stasera indossato. E Marco ovviamente ancora non è arrivato, però dovrebbe arrivare tra poco. Finalmente Marco è arrivato e questo è il nostro pranzettino. All'esterno, come avevo detto, tacchino, vabbè, avevo già detto tacchino, pane di segale e mozzarella. Mozzarella da finire e mais da finire, non so se staranno bene, però questa è Marco, salmone e mozzarella. Mentre vediamo la TV. Allora ragazzuoli, è passato un pochino di tempo, mi sono messo a ripassare e poi ho finito di fare, mi sono vestito, adesso vi faccio vedere l'outfit e ho messo tutte le cose che mancavano dentro la borsa. Alla fine c'ho sto borsone, c'ho il computer e poi c'ho lo zaino, quindi equivale un po' ad avere un trolley rigido pieno, però va bene, se non so cose che servono. E quindi questo e niente, prendo tutto quanto, scendo perché stanno per arrivare e dobbiamo andare. Spero di aver preso tutto, quindi adesso faccio subito un controllo rapido perché devo controllare 300, 400, 4000, 5000 volte e andiamo. E dalla macchina magari mi faccio fare qualche ripresa da loro, comunque penso che ci vorranno 2 ore, speriamo che il traffico non sia molto. E mi ha messo un po' d'ansia Marco prima perché, cioè, stavamo rileggendo l'annuncio del B&B e c'è scritto che è in pieno centro a Teramo, che l'avevo pure letto, però l'avevo letto di sfuggita e adesso ho pensato, ma non è che c'ha ZTL? E quindi mo ho chiesto al proprietario, ma che mi deve ancora rispondere. Marco ha visto gli orari della ZTL, c'hanno anche tipo un buco tipo da 1:30 alle 4 di pomeriggio, il che è buono, però certo, c'è, devo sapere se c'è sta ZTL, quindi se mi risponde sto proprietario bene. Vi faccio vedere l'outfit. Allora, questo, vabbè, l'outfit, scarpe che le avevo fatte vedere, sono nuove, ma mi sembra già che le avete viste, jeans normale e sopra una polo normale, e basta. Ah, mi voglio portare il giacchetto di pelle perché magari la sera fa freddo, non lo so, quindi per sicurezza me lo porto, ma adesso non momento perché a Roma ci stanno 70.000 gradi, 90 gradi, quindi no. Siamo arrivati a Teramo, vi faccio vedere la nostra casa. Intanto qui abbiamo un ascensore. Questa è l'entrata. Dove vai? Benvenuti. Saliamo, cioè qui ci sono credo altre stanze, non urliamo. E noi dobbiamo salire qui. Qui è una porta segreta, non si sa cosa c'è. Altre scale. C'è Giorgia. E qui si entra nella casa. Allora, sinistra, bagno. Come si accende? Bagno, un po' buio però, vabbè, luci si sono scaldare, enorme, i soffitti sono qualcosa di stupendo. Bello enorme, vabbè, vasca che ti fa pure la doccia perché c'è il soffione lì e poi qui c'è tutto quanto un po' al buio, ma penso che sì, ci siano le luci, ma capiamo un po', insomma. Il bagno, stupendo. Poi, una camera, che è questa qui, così i soffitti, ripeto, sono stupendi, letto enorme e una cucinina. Con veramente tutto l'occorrente, TV, very nice, vabbè, le nostre valigie. E di qua poi questa è l'entrata, bagno, camera e un'altra camera, dove probabilmente dormirò perché mi metto qui da solo, nessuno mi rompe. E appunto c'è
Questa qui, questa qui. Letto singolo e un altro letto matrimoniale enorme. Veramente bello, mi piace. E poi c'è un'ottima temperatura. Ah, c'è pure un bello specchio. Che vuoi di più? Allora, appunto, siamo arrivati. Non vi ho fatto nessun video della macchina perché stavo guidando. Ci siamo subito messi perché era anche un pochino tardino. E niente, non c'era traffico se non un pochino a Roma per uscire da Roma. E oddio, c'è un micio. Mi sta guardando malissimo. Raga, c'è un gatto che mi guarda male. È sempre lo stesso gatto. Aiuto. È quello dell'accademia. Madonna, ma ci sta fulminando. Sì, ci odia. Forse è casa sua questa. Ciao. Vabbè, dicevo, qua con questa bellissima luce. Secondo me, lui è uno che ha alloggiato qui, ma si è comportato male. E quindi l'ha trasformato in un mio. Allora, probabile, guarda come ci porta male. Cioè, ok, guarda, è una cosa impressionante. Non posso zoomare da qui, ma vabbè, comunque. Dicevo, quindi siamo arrivati qua tranquillamente. E adesso ho parcheggiato la macchina in garage. Ci ha chiamato prima l'host per dire dove fossimo e quindi ci ha spiegato tutta la strada per arrivare. E niente, adesso usciamo, andiamo a mangiare perché sono le 7.38. Andiamo al supermercato adesso? Certo. Andiamo a comprare la pappa che dobbiamo mangiare e poi dobbiamo studiare. Dobbiamo metterci a fare le cose. E niente. Comunque, la nostra Giadina. Ciao. Oh, vi devo presentare, che scappate? Ciao. La nostra Erza. Ciao. E la nostra Giorgia. Oh, Giorgi. E niente, può iniziare il nostro soggiorno teramese in quel di Teramo. E niente, andiamo al supermercato che compriamo da mangiare. Questo è l'ingresso che si vede bene. Però è bello. Stavamo constatando che ovviamente non c'è nessuno perché a Teramo letteralmente ci siamo soltanto noi che veniamo da Roma, quindi neanche a dire che abitiamo qui. È una zona esclusiva. Esatto, soltanto per quelli del cinema. Del cinema. Vabbè, ma il garage dov'è? No. Ok. Loro che si vogliono comprare la pizza e io che soffro. Pizza bianca. No. Stiamo facendo tipo i chilometri perché siamo andati al primo supermercato Tigre, ma non c'era nulla. Siamo andati a quello dove andavamo sempre st'inverno, che online c'era scritto che chiudeva alle 23, invece era chiuso. E adesso stiamo andando alla Lidl, sperando che sia aperta perché è l'ultima opzione di supermercato, ma è in culo, cioè stiamo camminando un bel po'. E vediamo se troviamo qualcosa da mangiare e vediamo se mangeremo questa sera. Chissà, là c'è scritto 21.30, scopriamolo. Allora, facciamo un veloce svuoto della spesa by Teramo. Per favore, un assistente che mi passa le cose. Allora, intanto vi faccio vedere quelle che ho già qua, che queste qua sono di Giorgia. Giorgia cosa mangerà? Allora, mangiamo un tonno, rio mare, dove sei? Insalata d'orzo, intanto sta tipo cadendo giù. Insalata d'orzo, poi si è preso, che carina come bambini, uno fruttolo. E poi per la colazione di domani, ma che mangerà tutti stasera, secondo me, perché la conosciamo. Poi, due bottiglie d'acqua, anche se qua, anche se ha detto qua che c'è l'acqua di del Gran Sasso, però. Insalatina per me e Berza, se la vuole anche qualcun altro. No, non abbiamo nessuno. Io mi sono preso i filetti di pollo panati, lo so, però non ci stanno spezie, non c'è niente, quindi Yuka il pollo dice che sono sapere. Esatto. Involtini primavera, anche questi dice che sono ok, Yuka, sono di verdure, quindi no. Poi, e queste sono le mie cose. Erza invece si è presa una mozzarella DOP de bufala, quindi della Campania. Poi si è presa dei bocconcini che sarebbero nuggets del McDonald's. Anch'io ho preso la. Si è presa il fruttolo pure lei, qua ci stiamo che bambine. Poi si è presa questo yogurtino. E poi il pezzo forte. L'olio. Perché non c'è. Cioè, c'è qua. Ah, quanto la fa, quanto ce n'è? Sta in questo stivo qua, perché ci ha detto che c'è l'olio, ma ci sembrava poco. Comunque c'era tipo così, quindi per sicurezza abbiamo preso questo che costava di meno. Non era pochissimo. Oh, che schifo, raga, c'è una cosa dentro. No, raga. Che schifo. Tipo un insetto. Ah, io poi mi sono preso le barrettine, ma è pochissimo. No, come una mola aceto per l'insalata. È quello l'aceto? Sì, con l'insetto dentro. Si è preso due barrettine proteiche. Te, le cose due? Là. Mi passi le cose, assistente? Quella. Allora, la nostra Giadina si è presa uno yogurtino che è tipo bigusto, carino.
ma ha copiato palesemente ed ha copiato anche Giorgia palesemente, oppure è stata Giorgia a copiare Giada. E poi adesso si è presa anche in acqua frizzante perché è un po' viziatino. Mangiamo che è tardi. Stiamo, cioè, in realtà c'è la nostra Elsa che gentilmente sta lavando tutto. Perché io stavo lavando, è venuta lei, quindi perché è meglio pulire tutto quanto. E niente, e ovviamente lei non è una persona buona, quindi sta mangiando, no, mentre lei ci sta aspettando. E mangia, mangia. E niente, abbiamo visto che c'è un fornetto, quindi il pollo lo faremo lì, così è anche meno fritto. E niente, questo, e dovremo studiare in tutto ciò di passare, però è dettagli. Secondo me è tipo precotto. Buono, io mangio crudo. Che schifo! Mangio tutto crudo. Comunque, il vino sotto. Però fuori se c'è di nuovo. Non arriva lui. Vabbè, gli altri li metto dopo. Sono piccoli quelli, a me serve grande, c'è un sacco di roba. Guarda quanta roba c'ho dentro il fornetto. Scusami. Mangia tu, stai morendo di fame. Sì, ma vi aspetto. Dai, mangiatelo, mangia pure tu. No, no, non può arrivare. Che cosa? Pensate che qua dobbiamo lavare. Dai, dai. C'è già il panico qua dentro comunque, raga. Finalmente all'alba delle 10 si cena. Dai, ci hanno anche aspettato. Che carine, Elsa, che dici? Mamma, quanto sono gentili, anche se ci hanno insultato tutto il tempo. Dai. Hanno un po' un colore strano, però secondo me sono buoni. Allora, abbiamo cenato, ho fatto la cucina io. Un dado buono. Devo dire, quegli involtini erano buoni anche se le verdure non erano messe tipo tagliate a julienne. Scusate la luce, il rumore che ci sarà, ma sta casa l'illuminazione fa cagare. Io devo dire al proprietario. E il pollo buono, anche il pollo. E poi abbiamo mangiato. Ma insalata, vabbè, insalata. E questa. Adesso penso che mangerò una mia barrettina. E poi iniziamo a ripassare. Certo, sta iniziando a prendere l'iPad, ma tanto si metterà a giocare. Ragazzuoli, è arrivato il momento, alla bellezza delle 23:52. Noi stiamo ripassando. Moments later. Allora ragazzuoli, che vi devo dire? Sono... Che ore sono, raga? Oh, Elsa, Giada, che ore sono? Mancano 20 minuti alle 2, è tardissimo, siamo stati fino a ripetere. E adesso io mi sono lavato, messo in pigiama, un pigiama un po'... un po' così, un po' buttato giù così. E niente, noi andiamo a dormire, anche se io non è con moltissimo sonno, ma perché ho un po' d'ansia, quindi vabbè. E nulla, ci vediamo domani, tanto sarà per voi tra pochissimo. Raga, non avete capito che cosa abbiamo scoperto? Cioè io vado qui, perché io devo aprire tutte le maniglie. Guardate che cosa stupenda. Cioè, è una scarpiera. È bellissima. Allora, la mia scarpa, che è 46, non ci va. Quella di Giorgia, che è un 35, ci va quasi a pennello. Però, raga, cioè, è stupenda, la voglio. E da me e Giorgia. vi diamo la buonanotte, ci vediamo domattina e niente, adios. Elsa, che fai? Buongiorno a tutti quanti. E io in realtà ho già fatto colazione, ma mi sono dimenticato qui. La tazza con cui ho bevuto il latte e ci siamo svegliati molto bene perché abbiamo dormito benissimo. Io esco dalla porta e vedo Giada seduta sul tavolo con la torcia che stava studiando e ripassando. E vabbè, comunque abbiamo fatto colazione più o meno tutti. Stiamo aspettando la signorinella qui, Elsa, che è sempre in ritardo d'aria, perché mentre io bevevo il latte lei mi guardava dal letto mentre dormiva. E quindi niente, adesso appunto finiamo di fare colazione, ci vestiamo, se riusciamo ripassiamo un pochino e poi ci incamminiamo verso la nostra uni. Allora ragazzuoli, vi faccio vedere l'outfit di quest'oggi. Polo sempre di Porta Portese, molto carino questo colore, lo amo. Jeans classici e scarpe.
E niente, stiamo per uscire, che andiamo in università, manca mezz'ora all'esame, però siamo vicinissimi all'università e in teoria manca mezz'ora perché il professore ha detto che potrebbe ritardare un pochino, però ovviamente noi andiamo all'orario prestabilito. Vi faccio vedere fuori la giornata che è veramente bella. Guardate già la luce che entra. Chi è? Guarda qua. Chi è? Ci sono delle persone che ci disturbano. Molto carino, bello. Siamo arrivati, la giornata è bellissima. E andiamo a fare l'esame. Anzietta. Abbiamo terminato. Come siamo, Giorgia? Felici o tristi? Si vede dal nostro sorriso. Stiamo cercando di trovare la mensa per vedere se ci fanno entrare, perché non l'abbiamo prenotata, dato che non eravamo sicuri che orario fosse l'esame. Invece siamo arrivati 10 minuti in anticipo, il professore già era lì, quindi ce l'ha fatta iniziare subito e adesso però non ci fa più prenotare, quindi dobbiamo capire se possiamo, non lo so. Guarda che carrellata, guarda. Allora, questo è quello che si spende in quel di Teramo. Se potete mangiare. Adesso nulla, con questi bei capelli stiamo tornando in stanza perché le signorinelle si mettono a dormire. A me proprio non mi interessa. Io mi metterò a studiare e poi vedremo stasera quando faranno le 4 di notte che cosa diranno. Io voglio far vedere. Ah, aspetta, mettetevi giù. Io mi sono svegliato. Vai. In piedi. Dai. Aggiornamento delle 6, si sono svegliate. Io non ho chiuso occhio, però mi sono rilassato a vedere TikTok. Ho ripostato un po' di volte e nulla. Adesso carico il telefono che scarico e non lo so. E poi tra 2 ore dovevo andare a mangiare la pizza, ma non ho fame in questo momento. Passo fatto. Che cosa si fa prima di un esame? Allora, ragazzuoli, questo è l'outfit della sera. Scarpe, vabbè, sempre le solite. E stiamo andando a mangiare allo stesso posto dove siamo andati l'anno scorso, che si chiama Usaracino. Sì, infatti a gennaio, non l'anno scorso. Usaracino? Sì. Si chiama Sarracino, l'anno scorso anche ve l'avevo consigliato, penso ve lo consiglio anche oggi, prima mangiamo e poi vi dico. L'altra volta era buono, pizza, ci sta, dobbiamo mangiare qualcosa di buono questa sera, anche se in realtà siamo già pieni, ancora pieni da tutto quello che abbiamo mangiato a pranzo, perché era roba buona ma era tanta, e soprattutto abbiamo mangiato tardi. E niente, andiamo, però aggiungo il giacchetto di pelle perché fa freddo. Ok, il giacchetto non è che c'entra molto perché sono vestito molto estivamente, però tanto poi lo toglieremo. Questo è l'outfit di Giorgia. Questo è l'outfit quasi tutta black della nostra Zara. Questo è l'outfit. E direttamente dal cesso, l'outfit di Elsa. Ok, siamo pronti, guarda che quadretto. Buona, raga. Dai, ci sta una volta. Oh, è l'unica che non aspetta, ma vi rendete conto? Io boh. Raga, ma quanto è bellino. Le mie ditate, le mie. Che bellino. Questo è un tartufo bianco affogato nel caffè. Perché ho preso il caffè? Perché io devo studiare tutta la notte. Quindi devo rimanere sveglia. Perché prima eri occupata a fare? TikTok. No. Ah no,
Allora, abbiamo finito di mangiare, c'era sempre un buon guaglione. Allora, pizza buona e un guaglione buono. Ecco, e abbiamo mangiato ovviamente bene, ma ve l'abbiamo già detto a gennaio, ve lo ribadiamo e vi diciamo un'altra volta venite. Non è un ADB perché abbiamo pagato noi 50 euro. Economico, vabbè, normale, pizze normali. Pizze normali, nessun prezzo altissimo. E niente, ho paura di l'orario, faglielo vedere. Ci siamo un po' persi in chiacchiere e quindi stiamo rientrando adesso in stanza per ripassare. Allora, noi chiediamo scusa ai veri universitari che magari... Però c'è da dire che noi studiamo da tanto tempo, quindi adesso stiamo... Cioè ci sta un po' a dire... Era prima, ci si sciarma un po'. Poi regà, l'università, se nessuno vi obbliga a farla, è giusto... Madonna, ste luci del merda. Se l'università nessuno vi obbliga a farla, è giusto... Oh, grazie. È giusto prenderla con filosofia, con calma. Cos'era? Vaffanculo! Pensavo avessi visto qualcosa. Siamo in un vicolo completamente deserto. Ma io ho visto Giorgia che mi seguiva dietro, mi lanciava per terra. Io volevo spaventare un pochino Nicolas, poi ho visto tutti che urlavano, ho detto vabbè dai. Porca cazzo. Poi li ho visti tutti scappare, ho detto vabbè. Guarda, ci ha fatto... Volevo morire pure io, ma mi stavo pisciando. Ci ha fatto uno scherzetto e ci siamo cagati sotto in questo viale desertico. Allora ragazzuoli, siamo rientrati, adesso ci mettiamo a ripassare. Comunque per spiegarvi quello che è successo pochi secondi fa, che la nostra carissima adesso ci ha fatto uno scherzo e quindi ci stavamo cagando sotto perché era tutto buio, sentiamo dei rumori strani, quindi siamo venuti un po' su col terrore. Poi qua è tutto buio, pure l'interno del palazzo è buio e niente, adesso comunque ci mettiamo seriamente a ripassare perché è tardi e domani tra l'altro dobbiamo pure fare il check out, quindi... E nel frattempo ovviamente lei giustamente testa cuscini. Devo trovare il migliore. Allora ragazzoli, è mezzanotte e mezza, io mi sono cambiato, lavato, non perché abbiamo studiato, ma perché abbiamo fatto un po' di conversazione, un po' di gossip e abbiamo fatto anche un po' di, come si chiama, complottismo. Abbiamo proprio parlato di tante cose. Vabbè, comunque adesso eccoci qua con i nostri cosi da ripassare. Lì c'è la TV, ma che adesso va spenta ovviamente. E niente, se mi ricordo, speriamo, vi avviso dopo, altrimenti ci vediamo direttamente domani mattina, però penso di ricordarmi di chiudere questa giornata. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova giornata. E vabbè, come avete visto, ho preparato la valigia perché dobbiamo fare il check out tra 11 minuti. No, tra 9 minuti. No, tra 19 minuti. Sì, tra 19 minuti. E Cersa ancora sotto la doccia, quindi vabbè. Intanto io faccio la mia colazione con latte e biscottate e basta. Poi vabbè, dobbiamo uscire, dobbiamo capire dove andare, probabilmente in università, perché l'esame inizierà alle 12. Cioè alle 12 inizia la professoressa a chiamare, poi bisogna vedere. Questo è l'outfit, pantalone chiaro, carpe solite, polo bianco, spero di non sporcare. Salutiamo questo appartamento, è stato molto bello, ci è piaciuto un sacco. L'unica pecca l'illuminazione, però per il resto, top. Bye bye. Wow. Ragazzuoli, siamo arrivati adesso. Un po' in anticipo perché appunto c'avevamo il check out, quindi veniamo qua e è pieno di gente, il parcheggio abbiamo trovato un po' in culo e guardate che bella giornata. Adesso vi faccio vedere che bel panorama. Chiederà le cose. Adesso entriamo, penso che andiamo in biblioteca, ripassiamo un po' e poi alle 12 quando inizia l'esame andiamo.
Allora, stiamo andando in aula perché vediamo che stanno entrando. Noi stavamo qui a ripassare. Sta salendo l'ansialla. Aiuto. Sì. Samba du Brasil. Allora, abbiamo terminato. È andato bene. E niente, adesso, madonna, sto vento. Da dove è uscito? Adesso andiamo alla macchina. Andiamo a mangiare, non sappiamo ancora dove. Andiamo a mangiare al Mac. Insalatina al Mac. E dopodiché torniamo a casa. Perché appunto, come vi ho detto, abbiamo fatto soltanto due esami. Per il terzo esame dovremo ritornare un giorno, diciamo, apposta. Adesso capiamo quando e come. Ma tanto voi poi lo vedrete tutto in questo video. Però è andato bene, dai, siamo felici. Allora, siamo al Mac. Le persone che non tengono a sé. E le insalate per me. Un po' povera, però va bene così. Allora, ragazzuoli, abbiamo finito di mangiare. Le dame sono andate al bagno. E niente, adesso partiamo. Torniamo a casa, quindi penso due orette su per giù. Noi penso che ci aggiorniamo dopo, appena arrivo a casa. Barbara! Ciao, Barbara! No, cosa ti lavora adesso? Oh, sempre! Ho sempre fatto! Non ci serve neanche! Ci hai fatto pagare l'altra volta! Samba tu, Brasil. Allora, ragazzuoli, siamo finalmente tornati a casa. Ho lasciato le dive, ci siamo divertiti un sacco a tornare perché ovviamente siamo felici. Si parla Samba do Brasil e in macchina l'abbiamo tipo sentita. All'ultimo mancavano tipo 10 minuti e l'abbiamo messa a ripetizione. C'era Giorgia che non ne poteva più, però ci stavamo troppo divertendo. Buongiorno. Allora, benvenuti in questa nuova giornata. Come sapete, sto andando a fare il terzo esame. Oggi è 10 giugno 2024. Questo è l'outfit. Vabbè, solite scarpe, pantalone carino nuovo che mazza pure da suo specchio, che non ho mai messo, e poi un polo. E niente, sono andata a prendere la metro, che è anche un pochino tardi. Siamo appunto, sono andato appunto a prendere il bus, perché oggi andremo col bus, essendo di mattina. Sono le 6, non ve l'ho detto, ma sono le 6. Sono le 6 perché abbiamo l'esame alle 10, quindi abbiamo dovuto prendere il bus che ci porta, che arriva lì verso le 9. Per questo ci siamo dovuti alzare prestissimo. Saremo 3, io, Giorgia e Giada. Doveva esserci anche Ersa, però alla fine non è più riuscita. E niente, quindi arrivo, vado in metro, prendo sto cavolo di bus e arriviamo a Teramo City. Lo so, alle 6, ma sto sudato come un zoccheo. Pensavo facesse fresco, invece mi manda con il suo giacchetto. Ecco la metro. Siamo arrivati. Infatti faccio vedere già, dai, non l'avete visto. Sorti. Prendiamo la navetta e saliamo sopra la montagna dove è la nostra università. Ripassiamo. Ok, ragazzi, stiamo andando in aula perché è il momento. Sta salendo l'ansietta. Oh, abbiamo finito la sessione. Abbiamo finito. E che è andato bene, 30. Soddisfattissimo. Me lo meritavo per questo esame, perché mi sono impegnato. Poi era un esame di cinema, quindi proprio mio. Cioè, guardate dove studiamo. Maria. Non lo so. Non so se è chiaro, ma abbiamo finito la sessione. Siamo non in vacanza. Chiaro. Siamo in vacanza. Questo è il nostro pranzo. Buon appetito. Pasta al forno, spinaci, credo, e hamburger di carote. Buon appetito. Allora, abbiamo finito anche di pranzare. Devo dire, un pranzo degno. E adesso stiamo andando a prendere il bus. Così andiamo nel pieno centro di Teramo. Andiamo da Acqua e Sapone a fare shopping. In realtà devo comprarmi uno scrub che trovavo solo qua. Ma a Roma non c'è. Cioè, in realtà c'era uno stand a parte, quindi spero ci sia. E poi alle 3:30 c'è il bus per tornare nella nostra amata Roma. Adesso Dani compra una nuova prenda canina. Arrivo a casa, glielo do, ero tutta contenta, vedo lui, se lo prende. Ah, non si sta riuscendo. E va verso la porta. Ragazzuoli, ci siamo messi su questa panchina nella pace dei sensi, all'ombra, con un bel venticello, persone che passano. Stiamo per addormentare.
manca ancora una mezz'oretta alla partenza del bus, quindi stiamo intanto qui, non abbiamo nulla da fare e gossipiamo, parliamo, facciamo. Siamo arrivati a Roma, 20 minuti di ritardo e niente, fa mal il collo. Adesso salutiamo le bimbe qui che le rivediamo a settembre. Fino a settembre. Oh, e va bene, ci vediamo a casa. Ragazzi, scusate questo salto temporale, però sono rientrato a casa appunto che erano le 7 perché il bus ha fatto un po' tardi. Ho mangiato qualcosa al volo e mi sono messo a riposare perché avevo un mal di testa tremendo. E quindi adesso sono praticamente le 10 di sera. E niente, io vi ringrazio di aver visto questo video. Grazie di essere stati con noi in questa sessione estiva. Finalmente si è conclusa e se ne parla non l'anno prossimo, però più o meno a fine anno. E quindi niente, vi auguro una buona estate a tutti quanti. Noi ovviamente ci vediamo nel frattempo con molti altri video, anche i video delle vacanze. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi, attivate la campanella, mettete like e commentate. E niente, fatemi sapere voi come siete messi con l'università, come va, non scoraggiatevi, pensate sempre positivo perché mi aiuta tantissimo. E niente, vi aspetto nei commenti, ci vediamo in un prossimo video e adios. Aspetta che tu dico come va. Guarda come va. Basta guardare le facce. Guarda, guarda, guarda.